Gaia è una società pubblica di proprietà dei 115 comuni della provincia di Asti. È nata nel 1973 dall'unione di tre comuni e si è trasformata in società per azioni nel 2005. L'obiettivo di Gaia è quello di gestire i rifiuti urbani prodotti dai cittadini in un sistema impiantistico articolato che permetta la riduzione dell'impatto ambientale sul territorio e che minimizzi i costi a carico della collettività. Questa articolazione impiantistica di Gaia è composta da alcune postazioni a servizio diretto dei cittadini, un impianto di compostaggio che tratta la frazione organica dei rifiuti per la produzione di compost e un impianto di valorizzazione che seleziona i materiali raccolti in maniera differenziata, un impianto di trattamento meccanico biologico per il rifiuto indifferenziato e una discarica. Gaia si è dotata a partire dal 2005 di un sistema di gestione che è stato progettato seguendo gli standard internazionali ISO 14001 per l'ambiente, ISO 9001 per la qualità e lo standard OSAS 18001 per gli aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori. Adottare un sistema di gestione significa integrare le proprie attività con una serie di procedure, istruzioni e registrazioni per tenere sotto controllo i propri aspetti ambientali, di sicurezza e di qualità. A questo sistema di gestione, che è stato certificato da un ente terzo, è stata aggiunta la registrazione EMAS legata alla gestione degli aspetti ambientali e di sicurezza e salute per i lavoratori. Il sistema di gestione integrata dei rifiuti di Gaia Spa si è dotato di un impianto di compostaggio per lo smaltimento delle frazioni organiche. All'impianto di compostaggio vengono conferite la frazione organica del bacino ostigiano e le potature, il prodotto dell'attività di giardinaggio, il taglio dell'erba. Le potature in particolare vengono triturate perché una volta triturata hanno la funzione di strutturare il cumulo che si forma per la produzione del compost. L'impianto è costituito fondamentalmente da tre aree, un'area di maturazione accelerata, una di maturazione lenta e una di raffinazione. I cumuli vengono posizionati su canaline in cui viene insufflata l'aria con appositi ventilatori che permette la vita dei microorganismi che poi generano la biodegradazione dei rifiuti organici. Le aree esauste, che sono quelle responsabili dell'emissione d'origine, vengono immesse in un biofiltro per abbattere le emissioni moleste. Alla fine di questo processo di maturazione il materiale viene vagliato e raffinato e da questa operazione di raffinazione ne esce il compost di qualità. Fin dall'inizio di questa nostra attività di compostaggio, Gaia Spa si è associata al Consorzio Italiano Compostatori, il CIC, che ha riconosciuto nel nostro compost un prodotto di qualità che garantisce gli agricoltori che fanno uso del nostro prodotto. Le ecostazioni sono aree attrezzate a servizio del cittadino. Nelle ecostazioni il cittadino può conferire quei rifiuti che non vengono raccolti nel circuito normale di raccolta rifiuti e di raccolte differenziate. La grossa parte di questi rifiuti oltretutto viene recuperato perché ci sono diversi cassoni in cui collocare materiali omogenei, i rifiuti ingombranti, la mobilia, ma anche i rifiuti pericolosi, gli elettrodomestici. Il vantaggio di intercettare questi rifiuti nelle ecostazioni è sicuramente di tipo ambientale perché sovente questi rifiuti venivano scaricati lungo i fiumi e lungo le strade, mentre in questo modo vengono intercettati e correttamente smaltiti. Questo è l'impianto di valorizzazione delle raccolte differenziate, vuol dire che arrivano in questo impianto, vengono conferiti in questo impianto le raccolte differenziate realizzate su tutto il territorio provinciale. Una delle più importanti raccolte differenziate per quantità e per qualità è sicuramente la raccolta differenziata della carta, che adesso avviene con il sistema porta a porta. La carta viene manualmente selezionata in tre diversi flussi. Uno è certamente quello degli imballaggi, ovvero dei cartoni. Un altro è quello che il Comieco definisce raccolta congiunta, quotidiani, riviste, libri, carta di ogni genere. Il terzo flusso che esce da questa selezione è certamente quello delle impurità. Questa manualmente è la frazione che viene eliminata per rendere puro il materiale che è destinato al riciclo. Dopo la selezione il materiale viene confezionato in balle e da qui parte verso le cartiere per ritornare ad essere carta.
Viene definita raccolta multimateriale quella che con un unico ciclo raccoglie imballaggi di materiali diversi, in plastica, in acciaio e in alluminio. L'imballaggio è quell'oggetto che serve per commercializzare un bene di consumo. I materiali conferiti a questo impianto vengono qui selezionati per qualità. Il materiale entra in un vaglio che è un setaccio dove si perdono le parti fini che sono quelle che sporcano la raccolta. Da lì passa sotto un deferizzatore che ha il compito di deviare tutti i materiali ferrosi in un flusso a parte. Dopodiché il materiale entra in una cabina di cernita dove manualmente vengono eliminate le frazioni indesiderate. Da lì il materiale entra in una pressa dove viene confezionato in balle, dove viene come al solito ottimizzato per il trasporto e l'avvio dei materiali agli impianti di riciclo. I rifiuti ingombranti sono rifiuti che escono normalmente dalla casa di civile abitazione e che non trova raccolta nel normale circuito di rifiuti urbani con la carta e con la plastica. Con una selezione fatta manualmente riusciamo a recuperare molto materiale ancora utile. I RAE sono i rifiuti da apparecchiatura elettrica ed elettronica, ovvero tutti gli elettrodomestici che abbiamo in casa, dal computer al frigorifero. La legge prevede che ogni cittadino che acquista un elettrodomestico possa conferire dal rivenditore l'elettrodomestico vecchio di cui deve disfarsi. I rivenditori, previa apposita convenzione, possono conferire nel nostro impianto gli elettrodomestici ridotti a rifiuti e da qui il centro di coordinamento dei RAE viene a prelevare gratuitamente. A valle delle raccolte differenziate resta un rifiuto difficilmente recuperabile. Questo rifiuto viene pretrattato e smaltito definitivamente in discarica. La discarica rappresenta una delle possibili modalità per lo smaltimento dei rifiuti. È un vero e proprio smaltimento, quindi non è previsto nessun recupero dei rifiuti, vengono semplicemente deposti in una vasca realizzata in modo da ridurre il più possibile l'impatto sull'ambiente. La nostra discarica è stata scelta per la realizzazione del progetto BioLIR perché i rifiuti che sono stati smaltiti nel corso degli anni sono stati pretrattati e quindi triturati e stabilizzati biologicamente. Nella discarica abbiamo realizzato questo progetto finanziato dalla Comunità Europea che permette da un lato di ottimizzare il recupero di energia e dall'altro quello di ridurre l'impatto ambientale della discarica una volta esaurita. Una discarica gestita in modo convenzionale, successivamente alla chiusura, ha un periodo di post-gestione che può durare molti decenni. Lo scopo del progetto è quello di ridurre il più possibile questo periodo di post-gestione e di conseguenza i costi ad esso legati. Per la realizzazione del progetto la discarica è stata dotata di alcuni sistemi tecnologici innovativi rispetto a una discarica gestita in modo convenzionale. È stato costruito un sistema di iniezione dei fluidi all'interno della discarica, è stato potenziato il sistema di captazione del biogas ed è stato realizzato un sistema di monitoraggio dei rifiuti per capire effettivamente cosa avviene durante la sperimentazione. Per quanto riguarda il futuro, Gaia ha allo studio e in approfondimento molte attività che riguardano soprattutto lo sviluppo di energia da fonti rinnovabili per ottenere appunto una gestione sempre più economica e sempre più efficiente del sistema.